prima di entrare nella terra promessa, gli israeliti dovevano conquistare alcune città. Per questo Giosuè inviò due soldati a esaminare le difese della città di Gerico e i suoi dintorni. I due soldati, quando ritornarono, gli dissero che Gerico era una città piena di paura e che doveva essere conquistata facilmente. Passati alcuni giorni, gli israeliti furono a Gerico. Portavano con loro l'arca dell'alleanza ed un grande ottimismo. Gerico aveva delle mura maestose, ma Giosuè, con tutto il popolo degli israeliti, il primo giorno cominciò a girare tutto intorno alla città, senza però dichiarare guerra. Fece così per ben sei giorni e il popolo e i soldati giravano intorno alle mura di Gerico in silenzio. Ma il settimo giorno si diede fiato alle trombe e tutto il popolo degli israeliti e tutti i loro soldati gridarono fortissimo. Le mura di Gerico caddero e gli israeliti attaccarono e distrussero la città di Gerico, perché Dio l'aveva messa nelle loro mani. Grazie per avermi seguito fin qui, e se cerchi storie di valore ti invito a iscriverti al canale. Troverai contenuti che aiuteranno te e i tuoi figli a crescere nella fede.